Ciao scheletrine e scheletrini! In questa esplorazione c'è un gran ritorno perché io e il Pink Fluffy Unicorn siamo tornati alla casa della morte, oppure alla casa del tristo mietitore che triste non è più, già da un bel pezzo. Quindi seguitemi in questa nuova esplorazione, un nuovo, diciamo un revival, e vediamo com'è cambiata nel corso degli anni. La prima cosa che salta all'occhio è che è un cantiere abusivo, perché sono stati bloccati i lavori e quindi non è altro che un cumulo di macerie. Eccoci. Allora, qua hanno cambiato il portone o comunque non si entra più. E per i lavandai che rompono, il tristo mietitore affacciava da questa grata. Ecco, siccome in questa casa non si entra più, accontentatevi delle mie riprese. Tra l'altro ho anche portato della roba, quindi dei vetri da doccia, dei caloriferi. Chissà se hanno trovato i cartelli che abbiamo lasciato quando sono venuta a girare alla morte dell'urbex. Ecco, andiamo avanti come sempre, ho sulla felpa di mio nipote. Ma riconoscete questa maglia? È quella che avevo su quando ho girato la morte dell'urbex. Andiamo, c'è anche lo zio Sam. Allora, non si entra neanche in questa parte della casa, giusto? Ecco. Ah, ecco, cosa hai visto? Cos'è che... Ah, ecco, no. Perché poi, aspetta, dopo vi faccio vedere anche un particolare abbastanza inquietante che ho visto di questa casa. Ah sì, a parte quella lampada lì, vabbè dai, qua bisogna accontentarsi delle riprese da fuori, hanno messo lucchetti ovunque, non si entra più. Fatto questa esplorazione perché ieri qualche lavandaio ha avuto la pensata di rompere le scatole su Instagram. Ecco, seguitemi su Instagram, ma non rompete la Pasqua perché sennò vi blocco. Allora, anche qua hanno messo... Sì, vabbè, ha messo dei lucchetti pure qua, ma vabbè, insomma. Qua dove si entrava per andare dal tristo mietitore, ma ormai non vi servirà più fare tutta sta gincana. Ormai è un cantiere. Va bene, cosa c'è? Ecco, ecco, brutta posizione perché... Guardate, aiuto, grazie zio Sam. Anche questa parte della casa è chiusa, hanno messo il lucchetto nuovo di pacca e non si entra più. Poi, che cosa ho trovato di nuovo? Sto corbaccio appeso qua, che è anche abbastanza inquietante. Vabbè, intanto c'è lo zio Sam che sta facendo casino. Qua ci sono pure delle scarpe messe qua. Ok, qua ci sono i sigilli, ovviamente non riprendo troppo da vicino per questioni di privacy, e qua la sospensione dell'energia elettrica il 13 novembre del 2020, quindi una cosa recentissima. C'è stato abuso edilizio, ovviamente devo sempre farli in picciona, ma mi conoscete ormai. L'esplorazione alla casa del tristo mietitore, che triste ormai non lo è più, anzi è ben contento di non vedere più certe facce, è terminata. Spero vi sia piaciuta, altrimenti non mi interessa. Quindi io e il Pink Fluffy Unicorn vi salutiamo, iscrivetevi al mio gruppo Facebook Urbex for Passion, seguitemi su Facebook e Instagram come la Maledita Feliz e iscrivetevi al mio OnlyFans per contenuti esclusivi. Alla prossima esplorazione, ciao ciao!